Noi veniamo dagli Stati Uniti di America e vogliamo ringraziare il Signore per questa opportunità che ci dà oggi insieme a voi di poterlo lodare e glorificare. Fratelli e sorelle, apriamo in una parola di preghiera. Signore, noi domandiamo la Tua presenza, noi ti domandiamo che lo Spirito Tuo muova nei nostri cuori e nella nostra mente. E Signore, noi vogliamo che Tu usi questo servizio per toccare i cuori di qualcuno, che loro si possano avvicinare più a Te. E se qualcuno non Ti conosce, che loro possano aprire il cuore e ricevere Gesù Cristo come personale Salvatore. E Signore, noi sappiamo che Tu risponderai alla nostra preghiera, perché noi sappiamo che il Tuo desiderio è che nessuno perisca, perché ognuno venga a pentimento. E Signore, noi Ti domandiamo che lo Spirito Santo li avvicini più in questo momento, in questa sera, durante questo servizio a Gesù Cristo. E noi, Signore, Ti diamo tutta la gloria e tutto l'onore nel nome che è superiore a ogni altro nome, il nome del nostro Salvatore Gesù Cristo, che è benedetto da ora in eterno. Fratelli e sorelle, glorifichiamo Gesù.
potente, incomparabile, e che ha il nome potente, il suo nome, che ha il nome potente, il suo nome, che ha il nome potente, il suo Gesù sulle vette, Gesù nelle
Al nome tuo, perché solamente il nome tuo è degno di essere lodato e di essere innalzato. Signore, in questa sera noi ti innalziamo, noi ti glorifichiamo, perché c'è solamente un nome su questa terra che è stato dato a noi per essere glorificato, ed è solamente il nome di Gesù Cristo. E noi lo vogliamo ringraziare in questa sera, lo vogliamo lodare, lo vogliamo glorificare, perché Lui è buono, Lui è compassionato, Lui è pieno di amore. Signore, noi vogliamo dire in questa sera che veramente noi ti amiamo, non con la nostra bocca ma col nostro cuore, perché tu hai fatto un miracolo nelle nostre vite, tu ci hai cambiato la nostra vita e noi siamo i tuoi figlioli, noi apparteniamo a te. Signore, aiutaci di camminare con te ogni giorno della nostra vita, di fare la tua volontà e di portare piacere solamente a te. E ti domandiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria al Signore. Signore buono, Signore benigno, fratelli e sorelle, questa sera per un poco di minuti vogliamo
parlare di una cosa che da tempo in tempo molte volte ci causa dei problemi. È l'angustia, l'ansietà, le preoccupazioni. Tutta la gente di questo mondo da tempo in tempo devono lottare, devono far sì che queste cose che vengono nella loro vita non li distrugge. Fratelli e sorelle, la maggior parte della gente vive la propria vita tra due comportamenti malsani. Da un posto ci sono i rimpianti di ieri. La gente guarda al passato, vede tutti gli sbagli che loro hanno fatto o tutte le cose che loro dovevano fare ma non li hanno fatto e vivono la loro vita con questo rimpianto, pensando sempre: se io avessi fatto questo, se io non avessi fatto questo, la mia vita oggi sarebbe completamente differente. Ma anche c'è un altro comportamento malsano, è quello delle preoccupazioni di domani. Molta gente si preoccupa del futuro, anche se noi non conosciamo quello che il futuro ci porterà. Molta gente si preoccupa e vivono la loro vita non con gioia, non con pace, ma con questa lotta che c'è dentro di loro, l'angustia, l'ansia, la preoccupazione. Ma fratelli e sorelle, la parola del Signore ha la risposta come sconfiggere l'angustia. Il Signore ci dice nella sua parola che noi possiamo sconfiggere le preoccupazioni, l'ansia, l'angustia che viene contro a noi. Paolo, scrivendo ai Filippesi, nel capitolo 4, incominciando dal versetto 4, dice queste cose: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Versetto 5: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Versetto 6: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e in suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Versetto 7: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E versetto 8: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche loda, siano oggetto dei vostri pensieri. Parole bellissime, fratelli e sorelle, parole di incoraggiamento, parole di verità che il Signore vuole che la sua Chiesa, i credenti, conoscono. Ma io voglio spendere un poco di minuti nel versetto 6, perché nel versetto 6 il Signore ci dà
la formula, il segreto di sconfiggere l'angustia, di sconfiggere l'ansia, di sconfiggere le preoccupazioni. C'è un proverbio ebraico che dice questo: i vermi ti mangiano quando sei morto, le preoccupazioni, l'angustia ti divora quando sei vivo. Voglio ripetere un'altra volta: i vermi ti mangiano quando sei morto, l'angustia, l'ansia, le preoccupazioni ti divorano quando sei vivo. Fratelli e sorelle, Paolo, scrivendo ai credenti della chiesa di Filippesi, dice: non angustiatevi di nulla. Il motivo che Paolo scrive questo è perché i credenti si preoccupavano, erano pieni di ansia delle cose che stavano succedendo a loro, ma Paolo vuole che loro sappiano che non è la volontà di Dio, che non è la volontà dello Spirito Santo, che loro vivano una vita piena di angustia, piena di preoccupazione, piena di ansie. Allora Paolo, attraverso lo Spirito Santo, attraverso Paolo dice: non angustiatevi di nulla. Fratelli e sorelle, non angustiatevi di nulla. Nulla significa di niente, di niente. Sì, fratelli e sorelle, ci sono cose che noi ci dobbiamo preoccupare, è normale. Ma quello che lo Spirito Santo sta dicendo qua è che quando l'angustia, quando le preoccupazioni, quando l'ansia diventa così affogante che non ci permette più di vivere una vita normale, allora non è più buono. Se noi abbiamo preoccupazioni per le nostre vite, la nostra salute, i figli nostri, il lavoro e tante cose, che è buono. Ma quando queste cose diventano così oppressive e così troppo, allora non è buono. La domanda è: quando io so, quando tu sai se queste preoccupazioni sono legittime o sono diventate preoccupazioni che sono peccaminose? Sì, fratelli e sorelle, qual è la cosa che c'è nella tua mente quando tu ti svegli la mattina? Qual è la cosa che c'è nella tua mente quando tu vai a dormire la sera? L'angustia, l'ansietà, le preoccupazioni sono nella tua mente il momento che ti svegli e sono ancora là quando tu vai a dormire. Se questo è sì, allora non è più normale, sono diventate peccaminosi. Lo sappiamo che la nostra angustia è diventata una cosa peccaminosa quando noi sempre pensiamo dei nostri problemi, delle cose che noi stiamo attraversando, e quando noi abbiamo una conversazione con qualcuno, noi portiamo sempre e ripetiamo sempre quelle cose che ci causano angustia, ansietà, preoccupazione. Fratelli e sorelle, sì, quando tu ti preoccupi, tu non stai confidando in Dio. Se tu confidi in Dio, non c'è bisogno di preoccuparsi. Ma quando tu ti preoccupi sempre, 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 significa che tu non hai confidenza, che tu non hai fede nel Signore. Tu
pensi che sei tu che devi risolvere i tuoi problemi. No, Signore. Tu pensi nella tua mente che queste cose che tu stai attraversando, tu sei l'unico che li può cambiare. Invece di rivolgerti al Signore. Sì, fratelli e sorelle, quando noi siamo angustiati, è come se noi siamo tirati in due direzioni opposte. L'angustia ci cerca di trascinare e di romperci a pezzi. Sì, le preoccupazioni ci allontanano dal Signore. Invece di avvicinarsi più a Lui e noi di avere fiducia nel Signore, noi facciamo sì che l'angustia ci controlla, controlla la nostra mente, controlla il nostro parlare, controlla le nostre azioni. Sì, fratelli e sorelle, quando io mi preoccupo, quando tu ti preoccupi, noi non possiamo cambiare la nostra situazione. Noi non possiamo fare niente per cambiare o per risolvere i problemi che noi stiamo attraversando. E l'angustia fa sì che ci rende irritabili. Ogni cosa ci disturba e non possiamo più parlare con altre persone in un modo piacevole, in un modo ragionevole, e diventiamo depressi. E nessuno vuole essere intorno a noi. Fratelli e sorelle, il Signore sta dicendo in questa sera: non angustiatevi di nulla. Problemi grandi, non ti angustiare. Problemi piccoli, non ti angustiare. Di nulla. Non far sì che qualcosa ti causa angustia, anxiety. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e in suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Ok, tu puoi dire: va bene, il Signore dice non ti preoccupare, non avere angustia. Ma qual è la soluzione? Che devo fare quando mi trovo in mezzo a tutte queste cose che causano angustia? Fratelli e sorelle, la risposta, la soluzione è preghiera. Quando tu sei angustiato, il Signore dice: ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere. La soluzione per i credenti all'angustia della vita sono preghiera. Noi preghiamo, noi andiamo al Signore, ma in ogni cosa significa in tutto, senza
eccezioni. Sì, fratelli e sorelle, certe volte noi abbiamo problemi che noi stimiamo di essere cose piccole. Allora noi cerchiamo di risolvere questi problemi da noi stessi. Ma la parola del Signore dice: problemi piccoli, problemi grandi. Non importa la severità di questi problemi, tu li porti ogni cosa a Dio. Ma in ogni cosa, in ogni problema, fate conoscere le vostre richieste a Dio, senza esclusione. Figli, fratelli e sorelle, la preghiera è la nostra espressione che noi dipendiamo nel Signore e nelle promesse che il Signore ci ha fatto e il Signore ha lasciato per noi nella sua parola. Sì, in ogni cosa. Non far sì che l'angustia ti rovina la vita, ti distrugge la vita, ti fa andare pazzo. Ma in ogni cosa c'è un posto che tu puoi andare, c'è un posto di rifugio dove tu vuoi andare, c'è un posto dove tu puoi andare e puoi lasciare le tue angustie. È preghiera, confidenza nel Signore. Sì, fratelli e sorelle, Paolo dice: ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera. Sì, preghiera è una parola più generale, parla di ogni problema che noi stiamo attraversando. Parla di ogni cosa, delle cose che vengono nella nostra vita. Sì, l'idea è che quando c'è un problema, noi lo portiamo al Signore. Noi lo diamo a Lui. Ma dice in preghiere e in suppliche. Suppliche significa che noi portiamo i nostri problemi a Dio, ma noi continuiamo ancora e ancora e ancora. Sì, fratelli e sorelle, ci sono problemi, ma ci sono suppliche. Ci sono cose che sono così importanti a noi, allora li portiamo al Signore e noi preghiamo. E diciamo: Signore, Signore, io ho bisogno che tu muovi, io ho bisogno che tu faccia qualche cosa in questa situazione. E da tanto in tanto noi lagrimiamo, piangiamo, perché noi vogliamo che il Signore vede che queste cose sono importanti a noi. Sì, fratelli e sorelle, in ogni cosa, in preghiere e suppliche. Preghiere, certe volte suppliche. Preghiere, certe volte lacrime. Certe volte disperazione. Certe volte un cuore rotto per quelle cose che noi attraversiamo. Ma li portiamo al Signore. Li mettiamo ai piedi di Gesù. Li lasciamo sull'altare, così che il Signore possa fare l'opera sua. Per fratelli e sorelle, la risposta, il segreto per sconfiggere l'angustia è la preghiera. Ma molte volte noi sbagliamo, e noi sbagliamo perché noi portiamo i nostri problemi a Dio,
li lasciamo là e poi ce ne andiamo. Ma fratello e sorella, guarda, guarda che dice qua. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e supplicazione, accompagnate da ringraziamenti. Fratelli e sorelle, quando tu porti i problemi tuoi a Dio, quando tu dai la tua angustia a Dio, lo ringrazi. Dice qua, accompagnate da ringraziamenti. Le nostre preghiere devono essere accompagnate da ringraziamenti. Sì, fratelli e sorelle, quando noi ringraziamo, quando noi portiamo i nostri problemi al Signore e lo ringraziamo, significa che noi abbiamo fede, che noi crediamo che prima che noi vediamo il risultato, la risposta delle nostre preghiere, il Signore lo farà. Perciò noi non dobbiamo aspettare che il Signore risponda alle nostre preghiere per ringraziarlo, ma noi lo ringraziamo prima che noi vediamo la risposta alle nostre preghiere. Una storia detta della moglie di Billy Graham, uno dei suoi figli, che si chiamava Franklin, quando diventò giovane lui si allontanò dal Signore e cominciò a vivere una vita selvaggia e pericolosa. Ma la madre continuamente si preoccupava di lui. La madre era costantemente tormentata dal pensiero che suo figlio stava vivendo una vita così selvaggia e pericolosa. E dice che una notte lei si trovava nel letto, ma non poteva dormire perché la mente era così preoccupata del suo figlio. Guardò l'orologio, erano delle 3 della mattina, e lei pensò: se cerco di dormire, non posso dormire. Allora lei rimase nel letto, e quando si trovava nel letto lei udì una voce, e la voce disse a lei: smetti di studiare i problemi e inizia a studiare le promesse. Sì, il Signore disse a lei: smetti di studiare i tuoi problemi e incominci a studiare le promesse che il Signore ti ha fatto. Prese la Bibbia, la aprì, e quando aprì la Bibbia, i versi che erano là, erano i versetti che noi abbiamo letto. Filippesi capitolo 4, versetto 6, versetto 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Sì, fratelli e sorelle, lei imparò una lezione quella notte, quella mattina, di dare i problemi a Dio e di incominciare a credere nelle promesse del Signore. E il Signore vuole che noi facciamo la stessa cosa. Fratelli e sorelle, studiamo le promesse di Dio. Prendiamo le promesse di Dio e mettiamole nei nostri cuori, così che la nostra fede sia rinforzata e noi crediamo che il Signore risponderà ai nostri problemi. Non angustiarti di nulla, ma in preghiera e suppliche con ringraziamento. Fare
conoscere a Dio. I due problemi. Fratelli e sorelle, il Signore ci promette, se noi facciamo questo, se noi impariamo a pregare in ogni situazione. Nel versetto 7 il Signore ci promette che la pace di Dio, la pace di Dio, non è la pace dell'uomo, non è una cosa che noi possiamo produrre, ma è una cosa che solamente il Signore può dare a noi. Sì, quando noi prendiamo le nostre angustie e attraverso la preghiera con ringraziamento li portiamo al Signore, il Signore ci dà la sua pace per dimorare nei nostri cuori e nella nostra mente. È una pace che calma lo storm che vengono nella nostra vita. Una pace che ci dice ogni cosa sarà, finirà bene. È la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Il motivo che supera ogni intelligenza è perché non è una pace umana. L'intelligenza umana non può comprendere come tu puoi attraversare un tempo così malo, così cattivo, e tu c'hai questa pace nel cuore, tu c'hai questa tranquillità, non solamente nel cuore, ma nella faccia e nelle due parole. La gente vede e la gente capisce che quello che tu c'hai non è una cosa umana, ma è una cosa divina, una cosa che solamente il Dio può dare. E il Signore promette che la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i cuori. I cuori sono il posto dove noi, dove le nostre azioni originano, e poi la mente, dove i pensieri che noi pensiamo, i pensieri che noi parliamo, sono manifestati. Sì, il Signore controllerà i nostri cuori e il Signore controllerà le nostre menti. Una storia ha detto di un soldato che era stato ferito durante la guerra. Quando lui fu ferito, gli altri soldati lo presero, lo misero su una barella e cercavano di portarlo all'ospedale, ma il soldato sapeva che le sue ferite erano mortali, che lui sarebbe morto. Allora lui dice ai compagni: abbassami, mettimi a terra, io non c'è speranza per me, io morirò, vai, prendi a qualcun altro che è in una migliore forma di me e salva la vita di qualcun altro. Allora lo hanno abbassato, l'hanno messo sul terreno e l'hanno lasciato là. Allora, dopo un poco di minuti, un capitano si fermò e gli chiese: hai bisogno di qualche cosa? Il soldato che era ferito rispose: no, grazie Signore, non potete fare niente per me. Allora il capitano dice: ti posso dare un poco d'acqua? La sua risposta dice: no, ti ringrazio, ma non ho bisogno di acqua. Ma c'è qualche altra cosa che posso fare per te?
Allora il soldato che era ferito, che stava morendo, dice: c'è una cosa che tu puoi fare per me? Nella tasca della mia borsa c'è un Nuovo Testamento. Lo puoi pigliare? E voglio che tu leggi a me Giovanni. In Giovanni capitolo 14, verso la fine del capitolo, ci sono delle parole bellissime. Allora il capitano prese il Nuovo Testamento, lo aprì a Giovanni capitolo 14 e legge queste parole: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io ve la do. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Il soldato ferito ringraziò il capitano e disse a lui: io ho questa pace nel mio cuore, che in un poco di minuti io andrò ad essere nella presenza del mio Salvatore. Io andrò a essere con colui che mi amò e che è morto sulla croce per me. Sì, fratelli e sorelle, la pace di Dio vi guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri. Sì, fratelli e sorelle, quando noi facciamo le cose secondo la volontà di Dio, il Signore ci dà pace. Non ha importanza. Non ha importanza quello che noi attraversiamo. Il nostro Signore può fare ogni cosa. E il nostro Signore ci darà la vittoria. Un'altra storia è detta di un tedesco che si chiamava Johann Tauler. Dice che un giorno lui vede un mendicante. Allora si fermò a parlare con questo mendicante e disse a lui: Dio ti dia una buona giornata, amico mio. Il mendicante rispose: ringrazio Dio di non avere mai avuto una giornata cattiva. Allora Tauler disse al mendicante: Dio ti dia una vita felice, amico mio. Il mendicante rispose: io ringrazio Dio che non sono mai infelice. Allora Tauler fu preso di stupore e disse: cosa intendi? Cosa dici? Allora il mendicante rispose: io ho imparato che quando sto bene, io ringrazio Dio. Quando piove, ringrazio Dio. Quando ho cose in abbondanza, io ringrazio Dio. Quando ho fame, io ringrazio Dio. E poiché io so che la volontà di Dio è la mia volontà, e tutto che ciò che piace a Lui piace a me, non sono infelice della mia vita. Tauler guardò al mendicante e disse: chi sei? Chi sei tu? Il mendicante rispose: io sono un re. Allora Tauler disse a lui: dov'è il tuo regno? Il mendicante disse: nel mio cuore. Il mio regno è nel mio cuore. Io ho imparato a controllare il mio cuore e quello che esce dal mio cuore. Sì, fratelli e sorelle, quando noi preghiamo con ringraziamenti, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori e i nostri pensieri. Il Signore ci guarderà
il nostro cuore, i nostri pensieri. E coloro che non camminano con Gesù, gli infedeli, vedono che il Signore è veramente vivo, che il Signore prende cura dei suoi figlioli, che il Signore risponde alle preghiere dei suoi figlioli. Fratelli e sorelle, sei tu angustiato in questa sera? Hai qualche problema che è così importante, qualche cosa che ti preoccupa? Portala al Signore, dalla al Signore, in preghiere e supplica con ringraziamento, dalla a Lui. E il Signore ti darà la sua pace. E la pace del Signore, che supera ogni intelligenza, ti guarderà il cuore e ti guarderà i pensieri. Questa è la risposta, fratelli e sorelle. La parola del Signore, come ho detto durante questi mesi, la parola del Signore ci dice che negli ultimi tempi, come noi ci avviciniamo alla fine, la gente sarà preoccupata, la gente sarà piena di angustie, la gente sarà piena di ansietà, e specialmente i giovani, fratelli e sorelle, oggi i giovani non vivono una vita piena di piacere. I giovani non si preoccupano del futuro e ci sono molte malattie mentali come risultato di questa ansietà, di queste preoccupazioni, di angustie che devono confrontare. Ma loro non conoscono Dio e non sanno dove andare, ma noi conosciamo Dio. Il Signore in questa sera ci sta ricordando un'altra volta il segreto, la risposta all'angustia è preghiera. Portare queste cose al Signore e lasciarle col Signore. Se tu c'hai un'angustia, ora, in questo momento, rivolgi il tuo sguardo. Non ha importanza dove tu ti trovi. Non ti devi nemmeno inginocchiare. Non ha bisogno che se non sei in chiesa, dove tu ti trovi. Alza il tuo sguardo a Dio e porta a Lui le tue angustie e lasciali con Lui. Ringrazialo e poi aspetta che il Signore ti darà la risposta. Signore, ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio per farci comprendere in questa sera che c'è una soluzione alle angustie di questo mondo, alle preoccupazioni che noi dobbiamo affrontare. È la preghiera, la preghiera. Signore, in questo momento noi stiamo pregando e noi stiamo portando a Te. Tu già lo sai quelle cose che ci preoccupano, Signore, ma questa sera noi vogliamo usare la nostra fede e dichiarare che queste angustie non sono più nostre, ma appartengono a Te ora. Noi li diamo a Te e noi Ti ringraziamo per le risposte che Tu ci darai nel futuro. Signore, grazie per quello che Tu farai. E Te lo diciamo nel nome di Gesù Cristo.
che è benedetto da ora in eterno. Fratelli e sorelle, non ti preoccupare. Il Signore è in controllo. Il Signore fa ogni cosa. E come vi dico tempo, guarda, Signore, il Signore sta ritornando presto. Prepariamoci. Uno di questi momenti noi andremo a incontrarlo nell'aria e saremo con Lui per tutta l'eternità. Vi lascio con la pace del Signore. Il Signore vi benedica a tutti voi, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto da ora in eterno. Pace.